persona di ritardo, anche perché ci sono delle persone che sono arrivate qui alle 4:30, quindi questo per darvi il polso della situazione. Allora, anzitutto buonasera a tutti, non vi dico benvenuti, sapete perché? Perché non stiamo parlando di una cosa gradevole, anzi abbastanza sgradevole, anche se ci tengo a precisare una cosa: noi come osservatori ambientali e loro come comitato per la difesa della salute dei cittadini vogliamo subito dire che non siamo qui perché stiamo andando alla ricerca di responsabilità, perché non è compito nostro. Noi chiediamo a chi di competenza di fare chiarezza, però per quanto ci riguarda siamo qui stasera per fare il punto della situazione innanzitutto, e soprattutto anche per tranquillizzare per quanto riguarda il problema dell'acqua di rete, l'acqua dei rubinetti, perché c'è stata una certa confusione per quanto riguarda la divulgazione sia dell'ordinanza e sia di altre notizie. Allora, innanzitutto vi dico brevemente come siamo arrivati a questa riunione. Da un incontro tra associazioni abbiamo pensato che la società civile ci deve mettere la faccia in una situazione come questa, anche perché Siderno fino adesso ha pagato un prezzo abbastanza pesante in fatto ambientale. È inutile dirvi a che cosa mi riferisco, perché ne abbiamo parlato altre volte. Adesso questa storia di Pantanizzi è scoppiata in una maniera un pochino anomala. Perché? È scoppiata non perché ci sono stati dei controlli da parte di chi era deputato a fare, è scoppiata perché un'azienda locale è stata obbligata a fare delle analisi perché aveva bisogno di alcune autorizzazioni. Nel momento in cui questa azienda ha fatto queste analisi, hanno avuto un'analisi che ha fatto in un laboratorio di Cosenza, è venuto fuori che nelle acque del sottosuolo vi sono degli inquinanti abbastanza preoccupanti. Io uno lo pronuncio bene perché è il cloroformio, un altro si chiama tricloroetilene, che sarebbe la trienina, e il tetracloroetilene, e sono sostanze che sono sospette di essere cancerogene. Per cui questa cosa ci ha messo una certa apprensione e un po' di preoccupazione. Ci siamo riuniti e abbiamo deciso di indire questa riunione di stasera in maniera tale da dirvi esattamente come stanno le cose in questo momento, e pensiamo di fare delle proposte, che sono delle proposte per cercare di chiarire la situazione, come dicevo, non per cercare i responsabili, perché non è compito nostro. Innanzitutto noi avremmo voluto che qui ci fosse qualcuno di chi aveva la responsabilità per illustrarci quelle che sono le analisi che sono state fatte. Franco Martino ne è venuto in possesso da qualche ora, e quindi poi vi dirà esattamente di che cosa parliamo. Per quanto ci riguarda, noi chiederemmo che l'ARPACAL, che ha disposto un nuovo piano di controlli, lo rendesse pubblico. Perché questo? Perché noi non siamo convinti che bisogna limitare la ricerca alla sola zona dove sono venute fuori queste inquinanti. Perché? Qui con noi c'è un ingegnere che poi vi spiegherà perché. L'acqua che cammina nel sottosuolo non è che cammina solo in una direzione, l'acqua si può espandere, e quindi noi chiediamo innanzitutto una cosa: che venga fatta chiarezza su tutte le lavorazioni che ci sono sul territorio comunale, quindi una mappatura delle aziende e delle cose che lavorano le aziende, cioè le sostanze che lavorano le aziende. E dopodiché vogliamo sapere come vengono smaltiti i reflui di lavorazione delle aziende. Quindi già questo ci darebbe, avremmo un quadro di quelle che sono le sostanze che vengono lavorate sul territorio comunale. Poi noi chiediamo che vengano fatte le analisi del pozzo di Sant'Anna. Il pozzo di Sant'Anna è un pozzo che fornisce acqua alla rete idrica comunale, però vi dico subito che c'è una cosa:
gli inquinanti sono stati trovati a profondità abbastanza superficiali, per cui il pozzo che pesca per dare acqua alla rete idrica, che dista circa 1,5 km dalla zona di Pantanizzi, essendo un pozzo profondo, è difficile che gli inquinanti siano arrivati a quella profondità, perché c'è uno strato di argilla che non ti farebbe scendere a quella profondità. Intanto chiediamo che questo venga fatto. Poi noi abbiamo già preso contatti con il gestore della mensa scolastica che distribuisce la mensa sul territorio comunale e quasi sicuramente domani mattina, come osservatorio ambientale, perché vi dico anche questo, noi abbiamo aperto una pubblica sottoscrizione perché intendiamo fare comunque delle analisi autonome rispetto anche a quelle che fanno gli altri, perché li facciamo in un laboratorio di nostra fiducia e vogliamo che ci sia chiarezza su questo. Per cui se ci sono cittadini che vogliono fare un'erogazione liberale in tal senso, serviranno per fare, e poi noi le rendicontiamo queste, serviranno per fare queste analisi. Allora faremo le analisi dei rubinetti, dell'acqua del rubinetto che utilizza la struttura che cucina per i bambini che frequentano la scuola e mangiano alla mensa scolastica. Questo anche per tranquillizzare, diciamo, un po' l'allarmismo che c'è stato a proposito dell'acqua di rete. Poi pensavamo di fare anche le analisi dell'acqua di rubinetto di una abitazione nella zona di Pantanizzi. Chiederemmo al sindaco e alle autorità che facciano un piano di monitoraggio delle acque di rete di tutto il territorio comunale, perché nella rete comunale affluiscono diverse sorgenti da diversi posti, e che non vengano fatti solo gli esami di routine per quanto riguarda la potabilità, ma che vengano fatte anche, almeno in questa occasione, le analisi per quanto riguarda i metalli pesanti e questi tre inquinanti che sono stati trovati, perché se non si chiedono espressamente il laboratorio, questi non li fa. Chiederemo che vengano analizzate anche le acque di balneazione nella zona prospiciente Pantanizzi, perché la falda acquifera cammina su uno strato di argilla e poi va a finire a mare. Non so, sarebbe interessante fare le analisi dell'acqua di balneazione, ma anche le analisi dei sedimenti marini e le analisi sui mitili che si trovano, perché voi sapete che nella zona del pontile ci sono le cozze e ci sono tanti raccoglitori che vanno, si immergono e vanno a raccogliere le cozze, e i mitili sono uno degli elementi che più degli altri trattiene le sostanze inquinanti. Poi ho già detto il discorso della mappatura delle aziende, però in tutti questi giorni di incontri concitati è venuto fuori un altro elemento che noi non tenevamo in conto, che riguarda il problema delle acque di falda del Novito. Anche se molto distante, è venuto fuori un elemento che noi, così, qualcuno sospettava ma non ne avevamo contezza. L'acqua dei pozzi del Novito potrebbe contenere arsenico. Dico potrebbe perché noi non abbiamo in mano risultati, abbiamo soltanto qualche testimonianza di qualche privato che ha fatto per conto suo delle analisi, e su questo stasera c'è l'ingegnere Fazzari, il quale ha fatto per conto del comune di Siderno nel 2010 un piano di caratterizzazione per quanto riguarda il Novito e ci potrà dire qualche cosa. Però prima di dargli la parola vi concludo quelle che sono le richieste che noi potremmo fare. Anzitutto, l'avevamo già fatto in passato quando abbiamo denunciato lo stato di degrado e lo sversamento di rifiuti di ogni genere sul corso del Novito. Avevamo chiesto che la strada venisse chiusa e venisse regolamentato l'accesso, perché il fatto che chiunque possa andare a qualsiasi ora ha consentito lo sfascio che voi avete visto nei servizi che noi abbiamo diffuso. Ci sono sostanze inquinanti e spazzatura anche pericolosa un pochino dappertutto. Addirittura dai rifiuti che abbiamo notato
ci sarebbero delle aziende che regolarmente sversano i loro rifiuti di lavorazione, li sversano sul greto del Nilo. E addirittura il chilometro zero che noi consumiamo. E questo noi stiamo chiedendo che vengano fatti questi accertamenti proprio per eventualmente avvisare la popolazione che ci sono. Ci dovete rassicurare per sapere dove vengono coltivati, perché può darsi pure che sia in un terreno pulito. Scusate. Nora, poi la discussione la facciamo, no? Un'altra cosa importante che chiude il cerchio un po' sulle sostanze inquinanti è, non parliamo della discarica di Timpe Bianche che ha già una sua problematica che abbiamo affrontato, però c'è un'altra discarica che è proprio vicino allo svincolo nella zona di San Leo, che non era stata chiusa, ma adesso c'è il cancello aperto, c'è addirittura qualcuno che fa entrare le pecore e le porta a pascolare nella zona dove ci sono stati ammassati i rifiuti. E lì vicino si è creato un laghetto, le acque piovane ristagnano, si è creato un laghetto e in questo laghetto si va a mescolare il percolato che viene fuori dalla discarica. Per cui chiederemmo che immediatamente venisse chiuso l'accesso, questo varco che è stato aperto, in maniera tale che non possa entrare nessuno all'interno della discarica. Quindi diciamo che per quanto ci riguarda, noi con i fondi che raccoglieremo con questa sottoscrizione che abbiamo fatto, faremo le analisi per, come ho detto, un prelievo per il pozzo collocato in località Sant'Anna, un prelievo del rubinetto della struttura dove cucinano i cibi per i ragazzi, un prelievo da un rubinetto di un'abitazione di Pantanizzi, e poi analizzeremo i mitili del pontile e faremo anche, naturalmente se i privati ci daranno l'accesso, dai 3 ai 5 prelievi delle acque dei pozzi che ci sono sul Nilo. Questo lo faremo come osservatorio e come comitato con questi fondi che raccoglieremo. Adesso direi all'ingegnere di informarvi anche sulla situazione del Nilo, così poi concludiamo con lui e vi parla della situazione di Pantanizzi, perché abbiamo le analisi che sono state fatte sia dalla SICA e sia dall'ARPACAL nel mese di febbraio. Non abbiamo le ultime analisi che sono state fatte.